Allora, per favore, ditemi qual è l'argomento di oggi. Ma non ti eri preso? Sì, ma queste cose non mi riprendo. Ma perché l'hai toccata anche tu? Sono l'autista, cioè. Lui è mio autista di privilegi. Cos'è l'argomento di oggi? Ah, vedo che anche voi. La bellezza? La bellezza in ogni cosa. Ah, vabbè. Oh, bello argomento, eh? Esatto. Puoi anche sforare. Come al solito, vuoi dire. Va bene. In fondo mi sentite bene? Mi sentite bene? C'è lei con le mani sulle orecchie. No, mi sento poco. Meglio così. Va bene. Fate in qualsiasi momento, quando volete fare una domanda, alzate la mano, anzi per avere un minimo di un po' meno di anarchia, volentieri risponderò a stiamo senza luce. Sì. Beh. Che cos'è la bellezza intanto, prima di tutto? Dobbiamo incominciare a immaginare che ogni cosa che esiste è comunque un insieme di aspetti che vengono soffiati dal creatore. Non esiste naturalmente nessun oggetto, nessuna forma, nessun essere che non sia in qualche modo formato dal creatore. Ora, la domanda potrebbe essere: questo universo ha un senso? Se ha un senso, ogni cosa che appartiene a questo universo ha un senso. E cosa possiamo osservare noi? Possiamo osservare che questo universo è di una ricchezza e di una bellezza infinita. Su questo non c'è alcun dubbio. Poi abbiamo dei problemi, questi problemi sono dovuti al fatto che ancora non abbiamo le idee chiare sul mondo nel quale viviamo, ovvero sia quel regno dei cieli che Gesù dice guarda che è proprio lì di fianco a te, intorno a te, come sapete bene, guardate anche ne parleremo un po'. E la caratteristica di questo regno dei cieli è la bellezza. Ci sono due modi di vivere la bellezza. Una è quello di nutrirsi di bellezza e la seconda è quello di manifestare la propria bellezza. E direi che a grandi linee questo è l'obiettivo principale di ogni incarnazione terrestre. Quindi ognuno di voi, oggi immaginiamo che sia così, e lavoriamo un po' su questo. Ognuno di voi è su questo pianeta per fare queste due cose. Altre cose, però soprattutto questo. Ciò vuol dire che da una parte l'incarnazione serve ad avere maggiori livelli di profondità per cogliere la bellezza di tutto ciò che ci circonda e dall'altra parte manifestare questa bellezza nel mondo normale. Adesso vediamo come noi riceviamo la bellezza e come noi possiamo esprimerla, ma prima volevo continuare il discorso dicendo che ognuno di noi è una creatura comunque, il cui obiettivo è quello di esprimere una certa bellezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste particella, atomo o molecola nell'universo che non abbia uno scopo, e questo scopo è creare armonia. Ora, bisogna scegliere un po' oggi su quale punto lavorare, perché si può anche lavorare sull'armonia interiore e esteriore e comprendere con profondità che noi siamo circondati dall'armonia e anche le cose, gli avvenimenti che sembrano essere disarmonici, un po' alla volta, portano uno stato di armonia sempre maggiore. Per esempio, mi piace fare l'esempio della particella che corre verso la lampadina. Quando voi accendete la luce, e normalmente non ci pensate, ma in quel momento ci sono milioni, forse, non lo so quanti, però tantissime particelle che corrono gioiose verso una lampadina. Hanno un'idea di quello che succederà? Non so, forse no. Però è questo che accade, fisicamente è questo che accade. Schiacciate questo pulsante e immaginate
che ci siano veramente le particelle gioiose che corrono verso una meta che ancora non conoscono, e questa meta è creare luce. La lampadina si accende e noi possiamo fare quello che ci aggrada, proprio perché è arrivato qualche cosa di nuovo, qualche cosa di luminoso. Già solo questo esempio, vedete, ci potrebbe indicare come in ogni cosa, anche nella cosa più banale, che la bellezza è insita. Se noi cominciamo ad avere occhi per vedere, chi di voi ha mai pensato che accendendo la luce si crea un piccolo miracolo? Non ne abbiamo bisogno, no? Non abbiamo bisogno, c'è già la luce, chi se ne frega. Poi con quello che costa l'elettricità adesso, anzi, cerchiamo di restare un po' più al buio, o come dice l'altro stordito, cerchiamo di fare una doccia in meno. Vabbè. Oggi niente complotti, niente cose del genere. Ma comunque, dal profumo che ho sentito entrando, ho capito che avete già applicato la regola del lavarsi una volta al mese. Sono molto contento di questo. Questo è solo un esempio sciocco. Cosa vuol dire? Un atto, un gesto che noi abbiamo fatto migliaia di volte può essere di per sé giocoso, può dare una sensazione divertente. Vi immaginate, per esempio, stasera, per divertirvi così, andate a casa, schiacciate il pulsante della luce, e perché non impregnarvi di questa cosa, che ogni cosa ha un senso? Perché la principale nemica della bellezza è la banalità, la scontatezza, lo capite bene. Diamo per scontati milioni di cose, tantissime cose della nostra vita, e poi diciamo, sì, ma la bellezza dov'è? Me la devo andare a cercare, però questo mondo mi sembra una fognatura, mi sembra un mondo in disgregazione. Però ci sono tantissime cose che noi non riusciamo ad osservare, mi seguite, le cose proprio più semplici. Allora, è un po' come se, in base a quello che posso vedere, è un po' come se il creatore, il padre, non arrabbiatevi, posso dire anche la madre, non è che la madre, lo zio, la nonna, la sorella, il padre, il creatore, chiamiamolo così, da quello che posso capire, ha messo insieme come in un minestrone tantissimi aspetti della creazione. Questi aspetti della creazione sono tantissimi, ma per esempio oggi noi potremmo vedere le emozioni superiori. Chi di voi ha seguito già un po' logica spirituale sa cosa sono le emozioni superiori, più o meno avete idea di cosa siano? No? Le due parole ve le dico volentieri. Non abbiate paura a dire se non sapete le cose, perché certo devo fare un riassunto, perché anche solo questo argomento ci terrebbe tutta la giornata, naturalmente. Ogni anima possiede, venendo in incarnazione, tre corpi della personalità e tre corpi invece che appartengono all'anima. Quindi l'anima arriva con i suoi tre corpi, è più o meno sveglia su questi corpi, vuol dire che è più o meno sveglia sulla capacità di interagire. Sapete che si può essere viventi ma addormentati su un certo livello, per certi aspetti sul piano emozionale. Quando noi dormiamo, per certi aspetti non siamo completamente svegli, capite cosa voglio dire? E del resto è anche una protezione per noi. Se voi siete sonnambuli, cosa succede? Vi mettete a camminare di notte sul cornicione e se vi lasciano stare, voi non farete. Ma se vi svegliano, c'è qualcuno che dice, stai camminando sul cornicione, cosa succede? Che rientriamo in noi stessi e ci rendiamo conto di essere in una situazione pericolosa, ma questo è un argomento un po' lungo. Allora, l'anima arriva, ha il suo contenuto spirituale che si esprime perlomeno su tre parti, la parte fisica, emozionale e mentale. Ci sono altre parti, ma queste tre parti sono quelle che caratterizzano gli esseri umani. E poi qua ci prendiamo attraverso i genitori e attraverso la società, ci prendiamo e ci costruiamo i tre corpi inferiori, quindi il corpo fisico, il corpo emozionale, il corpo mentale, questo. Quindi quando si parla di emozioni superiori si parla della vera identità dell'anima, delle vere emozioni dell'anima, ovvero quelle che Gesù chiama
lì dove è il tuo cuore, lì è il tuo tesoro. E il cuore è il ricettacolo delle emozioni superiori. Quali sono le emozioni superiori? Io penso che dopo questo avrete un'idea. Le emozioni superiori sono la tenerezza, l'affetto, il perdono, la compassione, la complicità, lo stare insieme, la fratellanza, e chi più ne ha, più ne metta. Va bene, più o meno avete capito? Poi ci sono le emozioni inferiori. Le emozioni inferiori sono quelle che noi prendiamo dal pianeta Terra, temporaneamente in prestito, e poi buttiamo via. Esattamente come succede con il nostro corpo. Lo prendiamo per manifestarci su questo pianeta, se no non potremmo manifestarci, e utilizziamo del materiale che è grossolano rispetto al materiale dell'anima. Mi seguite, è troppo difficile. L'anima arriva a questi tre involucri che sono più delicati naturalmente, perché quando uno crepa non lo vediamo più, quindi vuol dire che è comunque qualche cosa di più delicato. Poi arriviamo in incarnazione, ci rivestiamo di materia grossolana, questa materia grossolana serve per risvegliarci sul mondo superiore. Vi devo dire qualche parola, però non fa niente. Lo primo avete seguito. L'anima arriva, si prende dei corpi densi, affinché questi corpi densi possano risvegliare per un fenomeno di risonanza ciò che appartiene al mondo superiore. E l'anima, nel suo peregrinare nel corso dei milioni di anni, si tuffa prima nella materia più densa, per la ragione che adesso vi posso spiegare, fino ad arrivare sempre più alla materia più delicata. Qual è il problema del tuffarsi nella materia densa? Intanto, perché l'anima ha bisogno della materia densa? Semplicemente perché l'anima, fin dall'inizio dei tempi, è in uno stato di addormentamento, cioè non ha la consapevolezza di ciò che esiste intorno e soprattutto non ha la consapevolezza di quello che viene definito l'io. L'io. Ognuno di voi ha la coscienza di sé, ognuno di voi può stabilire che ha un nome, che ha un'identità, un lavoro, degli amici. Questo è importantissimo. E vi voglio dire subito una cosa, fare una piccola parentesi. La consapevolezza di avere coscienza di sé è uno dei più grandi regali che il creatore ci possa mai aver fatto. La ripeto questa frase. La coscienza di sé, cioè io sono, è uno dei più grandi regali che l'esistenza ci fa. E come vedete, pur essendo una frase che mi serve poi per continuare un altro discorso, se riuscite a captare quello che ho detto, il solo fatto di percepire l'importanza di avere una coscienza di sé è un elemento di manifestazione della bellezza e di comprensione della bellezza. Vi spiego meglio, va bene? Vediamo se riesco a farvi un esempio. Sarà un esempio un po' strano, però provateci comunque a vedere un attimo questa cosa. Provate a immaginare un attimo, un minuto, insieme, cosa voi sareste senza la consapevolezza di esistere come entità separata dagli altri, come un io, e capite, senza la vostra identità. Ci sono forme di vita di questo pianeta che non hanno la consapevolezza di sé, vivono qui. Sarebbe lungo anche questo da vedere, però ci sono forme di vita che vivono più con una consapevolezza di branco, di insieme, piuttosto che con una consapevolezza personale. Se noi guardiamo gli animali, specialmente gli animali domestici, possiamo imparare molto da loro, perché loro sono alla ricerca di una loro identità. È un po' come se le anime fossero tutte raggruppate all'inizio del loro viaggio e poi un po' alla volta ci fosse questa sacrosanta separazione, in cui all'inizio non mi sento me stesso, ma mi sento parte di un insieme. Quindi incomincia questo viaggio, questo è il cerchio dell'evoluzione, si incomincia questo viaggio e siamo un tutt'uno, ma un tutt'uno senza né capo né coda, un tutt'uno senza la capacità di avere la consapevolezza di questo stato di coscienza. E questo è paradossale, perché alla fine del nostro viaggio ritorneremo a sentirci un tutt'uno, e sapete che questo è l'obiettivo, il nostro, di tornare alla casa del padre e percepire tutti gli esseri umani come fratelli, questo lo sapete benissimo,
noi siamo qui in mezzo, cioè siamo completamente schizzati in due, perché da una parte siamo ancora i figli del tentativo di separare per aver coscienza di sé, dall'altra parte sentiamo tutti quanti noi il richiamo all'unità. Non è così, non siamo tutti schizzati, ve lo potrei dimostrare che siamo tutti schizzati, ma forte, ma forte. Poi non ci accorgiamo di questo schizzamento perché esiste un fenomeno che si chiama l'equilibrio instabile, non so se l'avete studiato, ma che fa in modo che noi mettiamo a posto le cose, cioè siamo schizzati però facciamo finta di essere normali, ma questo è tutto un altro argomento, però è interessante comunque. Quindi la differenza tra l'essere insieme da una parte e l'essere insieme alla fine del viaggio è fondamentale, perché all'inizio siamo insieme perché non ne possiamo fare a meno, siamo una specie di un agglomerato in cui non ci si riconosce gli uni gli altri, ma alla fine di questo viaggio saremo un tutt'uno, pur che ognuno di noi manifesti e mantenga la coscienza di sé. È troppo difficile quello che vi dico, no? Non è così difficile, no? E questo è un regalo incredibile. Immaginate cos'è che noi cerchiamo di creare in questo periodo evolutivo, un mondo nuovo. E il mondo nuovo su cosa sarà basato? Quello che cerchiamo tutti i giorni, ci sforziamo per creare questo nuovo mondo. E su cosa sarà basato? Sulla pace, sulla tolleranza, sull'amicizia, sulla complicità, sulla fratellanza. Questi sono alcuni degli aspetti che noi vorremmo attuare nel futuro. Non è così vivere in pace, scendere per strada, la gente che sorride, che non rompe le balle, nessuno che viene a fare delle verifiche fiscali, tanto per dirne una, senza bollette che arrivano a fine mese, visto che c'è così tanta energia da... Però queste cose le conosciamo. E adesso vedete come siamo al punto di separazione, al punto di svolta, ed è bellissimo questo, perché è compito di ognuno di noi preparare questo mondo nuovo, prima di tutto all'interno di sé. Bene, allora occorrono milioni di anni per acquisire coscienza di sé, e solo questa cosa è fonte di grande bellezza. Solo uscire la mattina e essere coscienti di questo viaggio che abbiamo fatto per dire io sono. Però vedete, questa cosa vi stupisce un po', perché è la scontatezza che vi impedisce di sentire questa bellezza. Vi spiego meglio: uscite di casa la mattina, che vuol dire in senso psicologico naturalmente, non in senso fisico, no? Uscire di casa, uscire nel mondo, svegliarsi al mondo. Dato che voi avete coscienza di voi stessi, ma anche la vostra vicina e anche il vostro peggior nemico e anche il Presidente del Consiglio, per esempio, hanno tutti coscienza di sé, chi mai si sogna di mettere questa cosa come un privilegio? Mi seguite? Se lo fanno tutti è un po' malcomune mezzo gaudio, e proprio malcomune mezzo gaudio è proprio la frase che condensa in sé tutta l'idiozia planetaria, e cioè lo vedete? Sto cominciando a fare degli esempi di quella che è la bellezza, ma ce ne sono centinaia di questi esempi, però questo qua adesso per un attimo ci lavoriamo insieme. Allora immaginate di essere senza coscienza dell'io. Quindi quando noi guardiamo gli animali, per esempio, gli animali stanno raggiungendo la coscienza dell'io, e noi interagendo con loro li aiutiamo ad arrivare a questo stato di coscienza. Per esempio, lo so che vi sembra strano, ma chiamate il vostro cane e vi risponde. Questo è un miracolo. Però ancora una volta la scontatezza, vedete la scontatezza, che bestia, che brutta bestia che è. Lo chiamate, viene, e poi voi, sì, vi fa piacere che vi porta le pantofole, non lo so, vi fa piacere. Vammi a prendere il giornale fuori. Ma questo è un miracolo. Quando si riesce a comunicare, penso che la maggior parte di voi abbia degli animali domestici, no? E c'è un'interazione fantastica, se no cosa intendiamo a fare? Beh, tra le varie interazioni che voi potete avere, voi da oggi, per esempio, sapete che il vostro compito è anche quello di fare in modo che il vostro animale domestico sviluppi la coscienza di sé. Non è bello questo? Io vi butto lì delle cose per farvi vedere come la banalità uccide la bellezza. Non è bello guardare il proprio gatto e dire, per esempio mi è successa una cosa una volta, ma cosa che da oggi vi succederà anche a voi,
rientro a casa, il mio cane è un cane normale, un cane rosso, si alza e mi mette le zampette qua, sapete, a volte a cane. Io l'ho guardato negli occhi e ho avuto un momento di illuminazione, ma non voglio prendermi sul serio, capite, quei momenti in cui mi si rende conto, non è che ho visto il Buddha e gli angeli e la Madonna che volava, però ci sono questi piccoli momenti di illuminazione che sono fondamentali. Io mi sto muovendo, solo ricordare, riattualizzare questo momento. Allora lo guardo negli occhi e gli ho detto: sai che svilupperai una coscienza dell'io e entrerai nell'inferno. Perché sviluppando la coscienza dell'io, un cane che è bello felice, che tu gli lanci una pallina e quello si diverte come un pazzo tutti i giorni, che ti aspetta quando torni a casa, non è fantastico questo? Però cosa succede? Sviluppando la coscienza dell'io, diventa rimbambito come voi. Quindi l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: un giorno tu sarai rimbambito come me. Al di là della frase, non gli ho parlato, non è che ero fuori di testa, però è una comunicazione da cuore a cuore. Okay? E lui mi guardava, boh, non sto dicendo che mi capiva, sapete che io faccio la guerra al farrocamento assoluto, il farrocamento è la cosa peggiore che esista su questo pianeta, il farrocare. Ah sì, ho parlato con il mio cane, poi ho parlato con le gardenie, con i gerani, no? Calma. Però ci sono quei momenti in cui si comunica, specialmente con i cani che hanno questo... hanno gli occhi che non finiscono più, hanno la profondità, è veramente, sapete com'è? È una cosa meravigliosa. In quel momento lui mi guardava e non so se abbia capito o no, però è stato un attimo di grande intensità. Perché no? Forse mi ha capito, ma non è questo l'importante. È vedere comunque che avere un io è importante, fa parte della nostra evoluzione, è il culmine della nostra evoluzione. Allora, quando usciamo di casa, sempre in senso psicologico, cosa accade? Chi se ne sbatte mai di pensare che avere coscienza di sé è una cosa importante? Boh, quanti esseri umani al mondo hanno questo tipo di consapevolezza? Boh, quanti possono avere questo stato di consapevolezza? Tutti, anche voi. Il mio compito è un po' quello di raccontare delle cose che non si vedono e che pure sono sempre lì davanti ai nostri occhi. È così, ci sono centinaia di queste cose che sono davanti ai nostri occhi, che manifestano un'intensa bellezza, ma che noi non riusciamo a cogliere. E non le riusciamo a cogliere grazie al grazie alla scontatezza, alla banalità. Allora, per completare questo piccolo esercizio che stiamo facendo, immaginate voi adesso senza coscienza di voi stessi. Per certi aspetti potresti anche essere più felici. Io vengo qua, faccio una conferenza, prendo una pallina e la lancio. E voi fate... Poi correte tutti. Siete poi tanti per una pallina sola. Vi prendete la pallina, correte a prendere la pallina, vi portate la pallina, vi guardate e siete felici. Vedete che bello? Non è bello già questo? Qual è il problema? Boh, che forse dopo aver fatto tanto cammino, tanta sofferenza, tanto dolore, tanta frustrazione, diciamo, ma non è che posso fare qualcosa in più? Però anche qua la scontatezza non deve entrare. Cioè abbiamo passato quel periodo in cui non avevamo coscienza di noi stessi e finalmente adesso la maggior parte degli esseri umani, non ancora tutti completamente, ci sono ancora dei popoli che non hanno ancora perfettamente coscienza di sé. Sono molto legati alla famiglia, alla razza, al loro villaggio, no? Quando uno di loro si separa c'è un dolore che appartiene a tutti, ma noi invece siamo arrivati a questa centratura su Dio, fino a qua ci siamo, quindi non facciamo questo esercizio, perché però avete capito cosa vuol dire. Se voi immaginate voi stessi senza centratura, senza comprensione, consapevolezza dell'io, è un altro mondo, completamente un altro mondo. Ed è per quello, per esempio, che gli animali non possono fare una conversazione come questa. Per carità, vivono, sono più sereni, felici di noi, non è questo il punto. Però il fatto di pensare e di coordinare il nostro pensiero è una magia ed è un miracolo.
mi capite? Cosa succede, per esempio, nelle malattie degenerative a un certo punto? Accade che l'anima non ha più la forza per coordinare la propria personalità, non è così? E la personalità incomincia ad andare per conto suo. Chi conosce delle persone anziane sa che può succedere questo, ed è molto più frequente di quello che si possa pensare. Cosa accade? Quindi accade che la persona in un momento vi riconosce, in un altro momento non vi riconosce, oppure che fisicamente non abbia più la capacità di coordinarsi all'interno e possa accadere qualche cosa di spiacevole, insomma. Sono persone comunque da accudire. Cosa accade in quel momento, in quel periodo? Accade che, dato che si può morire prima che il corpo fisico muoia, in un certo senso, accade che l'anima, per varie ragioni che vedremo, incomincia a distaccarsi dalla propria personalità, per tante ragioni. Anzi, rivediamo un po', perché anche queste fanno parte della bellezza. Quindi l'anima incomincia a staccarsi. Cosa accade dal punto di vista tecnico proprio? Che se l'anima non è presente, noi non abbiamo l'energia per mettere a posto un pensiero, per esprimere un pensiero, per esempio, o per esprimere determinate emozioni. Ciò vuol dire che gli unici pensieri e le uniche emozioni che resteranno quando l'anima incomincia a ritirarsi, capite bene, saranno quelle emozioni, quei pensieri che sono stati più frequenti durante la nostra vita. Lo spiego un minuto perché.